Fausto, Stelvio o Bernina per te fa lo stesso, scrivono i tifosi, ma il Coppi di quest'anno non è più il dominatore. Forza vecchio Bartali! Dopo i 40 anni le gambe rispondono come possono. Anche per Guerra e Pellenars, che oggi si sfidano nonostante l'incipiente pancetta. Qui siamo sul Rolle nella 20ª tappa. Sul Pordoi è andato via Coppi, che vuole vincere la tappa della sua tradizione. Inseguono Koblet e Magni, ma con poca convinzione. Coppi è ripreso, ma sul Gardena se ne va un'altra volta. Entra a Bolzano, ma quest'anno invece della maglia rosa si accontenta della rosa del Giro. 21ª tappa da Bolzano a St. Moritz. La chiameranno la tappa degli scandali, una specie di sciopero bianco organizzato a 23 km l'ora. Una avvilente sfilata per sei. Gli assi nelle posizioni di testa controllano che nessuno scappi. Il Bernina è digerito come un bicchiere d'acqua. All'ingresso in Svizzera i fischi sono diventati larghi sorrisi di donne prosperose. Vista la bandiera a croce è scappato Koblet, che a un certo punto ha dovuto fare il torero in bicicletta. Voleva vincere a casa sua e nessuno lo ha contrariato. Ultima fatica verso Milano, in testa quattro maglie illustri. Astrua, uno dei migliori, guida il gruppo. Una sgroppata di Coppi sul ghisallo ha fatto balenare una speranza. Eccolo, ecco. No, non è ancora lui. Ma questa volta non ci sono dubbi. Eccoli, sono i corridori che filano verso i Vigorelli. Forse hanno sentito l'aria di casa. In volata vince naturalmente Van Stembergen, ruota d'oro dei traguardi volanti, quattro volte vincitore di tappa. Ed ecco Clerici, maglia rosa dall'Aquila, gregario di lusso del capitano Coppi. Coppi si allontana sotto i fischi, avvilito e a testa bassa, dopo la più grave sconfitta della sua carriera. In pista vogliono soltanto i due svizzeri e Assirelli, primo degli italiani. Il 37esimo Giro d'Italia è finito. È stata una dura lezione per tutti i nostri, assi e vice assi.